Allora, nel mondo si parla molto del costo dei tag e qualcuno, RFID Italia compreso, è arrivato a dire che fra breve potrebbero costare anche 5 centesimi l'uno. Allora, qualcuno non è d'accordo e questo qualcuno è Marco Astorri, fondatore e amministratore della società LabID, che diciamo produce addirittura 20 milioni di tag all'anno. Noi abbiamo pensato di dargli l'occasione di spiegarci quindi come stanno le cose davvero in questo settore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Ma fondamentalmente il processo produttivo dei transponder è un processo che arriva da lontano, ha richiesto anni e anni di sviluppo e ad oggi è arrivato ad una buona affidabilità. Esistono linee produttive che producono 5, 10, 20 mila tag ora su basi profondamente collaudate, generalmente PET, e con antenne solitamente in rame e in alluminio. Queste linee di produzione, che sono simili pick and place, estremamente, come dicevo, collaudate, sono anche estremamente costose. Solitamente vengono prodotti transponder utilizzando chip standard prodotti da Philips Semiconductor, NXP, Infineon, ST, Texas Instruments, e vengono commercializzati dei wafer già pretagliati con all'interno 50-30.000 microchip già testati. L'azienda produttrice, in questo caso come può essere la nostra, ha progettato preventivamente l'antenna, che può essere di diverse dimensioni, e la mette in macchina per poter apporre il chip, quindi produrre il transponder finale. Questa produzione richiede di fatto un'altissima precisione, richiede soprattutto materiali ben specifici e costosi. In questo caso può essere scelta una produzione con collanti in ACF e un ACP, quindi conduttivi anisotropici. Questi collanti di fatto hanno delle particelle all'interno d'oro che servono proprio per poter attaccare il chip all'antenna e renderlo di fatto funzionante. Questo processo, anche se diciamo negli ultimi anni è diventato sempre più veloce, è un processo che richiede un'altissima precisione e materiali con dei costi ben definiti. Proprio per questo motivo, anche con produzioni elevate, molti milioni di pezzi, è difficile, molto difficile andare al di sotto di certe cifre. Quali sono queste cifre? Noi pensiamo che tag con chip standard ISO, quindi che siano 15693, che siano 14443, comunque standard ISO, in frequenza 1356, quindi HF, difficilmente per molti milioni di pezzi si riesce ad andare al di sotto dei 20-25 centesimi di euro. Per molti milioni di pezzi parlo di più di 5 milioni di pezzi. E questo story continuerà a meno che non si possano trovare delle tecnologie alternative future o futuribili che permettano di abbattere radicalmente questo costo. Certo, tanti stanno lavorando alla ricerca di questi sistemi innovativi di produzione, però purtroppo la certezza oggi per produrre molti milioni di tag sono macchine ben collaudate che lavorano con dei meccanismi ben collaudati. Io personalmente mi spavento sempre quando vedo delle cifre al di sotto anche dei 5 centesimi di dollaro, neanche 5 centesimi di euro, perché poi dopo la proposta si fa inconsistente, nel senso che molte volte si propongono cose che non sono nemmeno transponder, che non hanno nemmeno una capacità di memoria per contenere un codice identificativo con un certo numero di cifre banale che può essere poi dopo utilizzato da un database. Questo purtroppo confonde molto le aziende, è per questo che secondo me è opportuno che chi vuole seriamente approcciare questo mondo chieda alle aziende che producono transponder, non solo in Italia come può essere la nostra, anche all'estero, una visita, perché si possono rendere conto di effettivamente come viene prodotto il transponder. Un'ultima battuta flash sulla tecnologia UHF, sempre dal punto di vista dei prezzi. Sì, noi crediamo molto in questa tecnologia e speriamo che al più presto venga concesso a tutti l'utilizzo di questa tecnologia. Ci siamo resi anche disponibili, abbiamo firmato diversi tipi di documenti per richiedere anche al Ministero in Italia che possa essere al più presto data la possibilità di utilizzare questa tecnologia. Allora risulta che manchi poco, almeno indoor. Speriamo un annetto. Noi ci stiamo preparando da più di un anno nella progettazione e produzione di inlay e di smart label, e in più testiamo tutto l'hardware che è disponibile oggi al mondo. Non siamo impegnati nella produzione di hardware proprio perché ci sono dei vincoli a livello di royalty e di patent pesanti. Però invece sugli inlay pensiamo che si possano fare inlay piccoli, inlay di diverse misure,
e sicuramente con dei costi contenuti. Ovvio che la tecnologia UHF ha tutta una serie di problematiche che non vanno a risolvere di fatto tutto quello che c'è di problema oggi irrisolto nella tecnologia HF. Diciamo, non è tutto oro quello che è UHF. No, direi che l'importante è provare, iniziare a fare progetti, capire che comunque sono percorsi simili, perché si parla di tecnologia RFID, ma comunque diversi. L'approccio deve essere, come posso dire, anche da questo punto di vista, volenteroso nel voler capire da parte dell'azienda quale tecnologia usare, quale frequenza è migliore per l'utilizzo finale che poi dopo dovrà essere realizzato all'interno dell'azienda e del progetto stesso. Pastore, grazie mille per il suo tempo e in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie.